sia rappresentanti delle associazioni con le quali collaboriamo, che naturalmente alcune rappresentanti degli sponsor, poi c'è anche Nicole di Tour Leader, perché la novità di quest'anno sono le passeggiate turistiche sulle orme dei burattini e abbiamo voluto creare una passeggiata raccontata dai burattini sulle orme dei quadri di Wolfango che sono disseminati per la città e visibili gratuitamente, nel senso che sono come dire, in location, come si dice oggi, free, cioè quindi si possono visitare. E poi chi vorrà scoprire appunto questi luoghi magici resi ancora più particolari dai grandi dipinti di Wolfango trova tutto nel programma e nel pieghevole apposito delle passeggiate. Allora, accanto a me ci sono la figlia di Wolfango, Alighiera Peretti Poggi, Milena dei Burattini di Riccardo e l'attore Vittorio Franceschi. Poi eventualmente io successivamente ricorderò anche altre persone che sono qui perché tutte hanno un ruolo, diciamo. Sono molto contento che la squadra dei Burattini si stia allargando, avendo sempre più amici e sostenitori. Questo fa molto bene per l'arte dei burattini bolognesi. Quindi grazie a tutti. Do la parola ad Alighiera Peretti Poggi, che è la figlia di Wolfango, che ci ha naturalmente aiutato a coordinare anche quest'anno la rassegna. Grazie Riccardo. Io sono molto contenta che anche quest'anno ci sia questa Burattini a Bologna, è stato 2018, sempre con Wolfango, che come sapete era un grande estimatore, appassionato e cultore di questa nostra tradizione che assolutamente deve essere portata ai massimi della nostra città. Per cui questa è la missione di Riccardo, ma era anche il volere di mio padre. E sono molto contenta sempre che siamo ancora in questo luogo dove, e adesso questo poi lo diremo quando ci sarà l'assessore, speriamo ancora per anni possa essere un luogo deputato ai burattini. Questa stagione che finirà in settembre avrà poi una continuazione perché Riccardo da anni sta raccogliendo materiale e scrivendo per un libro che verrà, abbiamo già la data, il 20 novembre lo pubblicizzeremo e lo presenteremo allo Stabat Mater e sarà un libro sui burattini, pieno di foto e interamente illustrato da Wolfango, che ha fatto molte illustrazioni di burattini e di maschere e ne abbiamo un 300 di numero. Scusate, abbiamo appena cominciato e a questo punto concludo solo dicendo che sempre qui in Sala d'Ercole nel mese di febbraio-marzo del prossimo anno ci sarà una mostra con su maschere e burattini con molti disegni di Wolfango, molti inediti. Ringrazio anch'io ovviamente l'assessore e il sindaco che hanno fortemente voluto questa manifestazione e il bravissimo attore, ma per noi prima ancora che attore, carissimo amico Vittorio Franceschi, che per decenni con sua moglie Alessandra Galante Perone è stata amica di papà e mamma. Grazie. Buongiorno, benvenuti, scusate il ritardo, ma era una commissione consigliare, per noi è un grande piacere ripetere questa rassegna, la corsa è andata molto bene, anche con tutte le iniziative che abbiamo fatto per Wolfango, il riconoscimento da parte del sindaco. Per noi quest'estate deve essere un simbolo di dimensione popolare, di partecipazione, per questo motivo tanti appuntamenti anche per portare un po' le persone fuori da Facebook che non fa mai male,
lavorare insieme. Palazzo Comunale era, credo, rimarrà sempre un luogo della comunità, e avere i quartieri a Palazzo con tante famiglie che da giugno a settembre verranno per noi era fondamentale, insomma, una delle prime cose che il sindaco quando si è insediato ha detto. I lavori che stiamo facendo a Palazzo del Curzio, sono partiti adesso, porteranno al piano terra delle novità nel quartiere di Palazzo, nel senso che apriremo un ingresso nuovo alla Borsa, quindi il cortile del Pozzo sarà sempre di più un giardino di Sala Borsa, diventerà un luogo di studio, di frequentazione, è già un luogo molto frequentato da adolescenti e da diverse famiglie, e sarà sempre più un luogo di incontri, di appuntamenti e di eventi. Quindi fra il cortile d'onore e il cortile del Pozzo per noi sempre di più ci sarà un richiamo a partecipazione da parte della cittadinanza. E credo che i burattini rappresentano da questo punto di vista una delle anime della città, delle cose che sia i visitatori che anche le famiglie che frequentano quest'area del centro storico si aspettano. Se dovessi andare a Palazzo Comunale mi aspetterei, no, i simboli della città. E quindi credo che anche nel futuro potremmo ragionare su alcune cose insieme. Da un lato appunto spettacoli, ma anche alcune mostre, esposizioni, già in passato le abbiamo fatte. Sto girando molti musei di Bologna, sono stato l'altro giorno sia al Medievale che in altri musei, e ci sono ad esempio sui burattini diverse cose interessanti che non voglio anticipare, che magari potrebbero essere ospitate anche a Palazzo Comunale, come modalità di racconto di quello che è il patrimonio della città nei musei. Cioè, quindi si possono fare molte cose importanti. Quindi, vi ringrazio per aver tenuto duro questi anni e cercheremo di supportarvi il più possibile per continuare con questa programmazione anche nelle prossime stagioni. Grazie. Darei la parola a Vittorio, che è il nostro atleto, per chi non lo sapesse, e di questo io vado molto orgoglioso. È una autentica fortuna avere tra i nostri collaborazione, insomma, un premio UPU e un grandissimo attore qual è Vittorio Franceschi. Grazie. Ma come mi è capitato di dire già in altre occasioni, io faccio teatro perché da bambino andavo a teatro ai burattini. Mia mamma non mi portava al cinema, ma mi portava a vedere i burattini. I miei compagni di classe il lunedì mi chiedevano che film hai visto ieri, io dicevo che i burattini, mi guardavano come un scemo, perché i burattini per loro erano una cosa da trascurare. Invece io, grazie ai burattini, a quel siparietto rosso che si apriva, la campanella che annunciava l'inizio dello spettacolo, a quelle lucette che si accendevano, ho messo dentro tante di quelle emozioni e di quelle fantasie che da grande ho fatto. Non di teatro dei burattini, ma comunque un teatro che ha sempre tenuto presente la matrice popolare, tanto che in uno spettacolo persino misi dentro la figura di Fagiolino. Cosa dire? La tradizione dei burattini bolognesi è una grandissima tradizione. L'Emilia Romagna è una delle regioni che ha dato molto questa grande tradizione, moltissimi burattinai bolognesi, emiliano romagnoli, erano fra i più grandi e più rinomati in Italia. Continuarla è una grande cosa, perché attraverso questa tradizione oltretutto si continua la tradizione del dialetto, che va scomparendo e che invece bisognerebbe valorizzare e tenere vivo, perché fa parte della nostra storia, delle nostre radici, e le radici non vanno mai dimenticate, non vanno mai trascurate, perché senza radici non si va da nessuna parte. Perciò io credo che sia doveroso ringraziare Riccardo Pazzaglia per il lavoro che sta facendo, il Comune di Bologna, l'assessore Lepore che sostiene questa iniziativa, perché è un'iniziativa che fa bene alla cultura. Non bisogna pensare che i burattini sono un aspetto minore della cultura, al contrario, nei burattini ci possiamo riconoscere oltretutto.
sanno dipingere l'animo umano in modo un po' schematico ma molto veritiero, più di tanti personaggi che alle volte si vedono nel teatro e che oggi non si vedono nemmeno più, perché il teatro oggi i personaggi non sono nemmeno più che cosa siano. E quindi almeno nei burattini mantenere viva la tradizione è un fatto molto positivo e io ringrazio tutti voi. Ah, non ho detto niente, in questa iniziativa c'entra Volfano, che è stato mio carissimo amico, col quale abbiamo condiviso decenni di chiacchierate e anche di fantasie, e quindi recitare questo Amleto dedicato a Volfano è stato per me un piacere l'anno scorso e sono felice di poterlo rifare quest'anno per le due serate, che pare siano due, vero, che sono previste in settembre. Quindi un ricordo ancora pieno di affetto e di ammirazione per questo nostro grande artista. Di Vittorio, non sarò l'unico curatinaio ad animare il cortile di Palazzo d'Accursio, nel senso che già da un po' di anni collaboriamo tra i curatinai di stampo più classico, quelli valenti, quelli che nascondono dietro al teatrino degli attori. Infatti è molto, io ho cercato insomma in questi anni di attività di fare un po' di chiarezza, nel senso che oggi l'offerta giustamente è molto variegata, ci sono tanti modi di fare i burattini, un conto è il burattino più moderno, più attuale, un conto è il burattino che deriva dalla tradizione, quindi quello che io chiamo burattino classico, che però è ancora attuale, come lo dimostreranno le serate in cartellone, ed è estremamente, proprio essendo veicolo di tante cose, abbiamo citato il dialetto, abbiamo citato la recitazione, l'avvicinamento al teatro, oltre ad essere delle maschere, ognuna di loro con una propria storia, quindi veicolo di altrettanti aspetti, sono quanto mai attuali, perché proprio nelle maschere più classiche ci possiamo riconoscere, come ha detto giustamente Vittorio. E per rendere ancora più trasversale la nostra offerta, che comunque ha cercato di guardare prima di tutto alla qualità, perché questo è un cortile del popolo, perché è il cortile del comune, i burattini sono del popolo, ma è anche un cortile d'onore e noi con la qualità cercheremo di onorare questo luogo che ci è stato assegnato e del quale siamo molto fieri, insomma, di poter rappresentare le nostre gesta di attori con la testa di legno proprio qui, in questo luogo che il popolo rappresenta, come voleva anche poi Volfano, insomma, nella sua poetica, nella sua volontà. Ecco, per rendere ancora più trasversale l'offerta, dicevo, il nostro programma, che ormai è diventato un piccolo volumetto, da tante sono le cose che vogliamo poter veicolare con i curatini, è anche in versione inglese, curata da Milena Fantuzzi, che è la burattinaia, e al quale lascio la parola, perché ci sarà una serata dedicata proprio al mondo, all'elemento femminile nel teatro dei curatini. Ecco, bene, grazie Riccardo. Io sono Milena Fantuzzi, sono la burattinaia, e vi parlo un po' di altri aspetti della nostra rassegna che riguardano anche le tante attività che si svolgeranno il sabato. Il sabato ci saranno laboratori, ci saranno conferenze, incontri, e quindi ogni sabato in occasione dei T-Days ci saranno i nostri curati days con attività gratuite per tutti i bambini. Tra le conferenze c'è una conferenza dedicata alle donne, quella di cui vi vorrei parlare per qualche istante oggi. Il suo titolo è Sebbene siamo donne e siamo burattinaie, sarà un incontro con Mariana De Leoni, con me e con Grazia Punginelli. Attualmente il burattinaio della tradizione è un animale raro, la burattinaia della tradizione è in estinzione praticamente. Quindi abbiamo pensato con Grazia Punginelli della compagnia Fuori Porta, di cominciare a far sentire un po' anche la nostra voce
e quindi vi invito a partecipare il 28 luglio alle ore 21, perché oltre a un piccolo confronto e qualche parola dedicata al ruolo delle donne nella storia dei burattini tradizionali bolognesi, ci sarà anche un piccolo spettacolo, una cosa, un'anteprima assoluta, uno spettacolo della tradizione condotto da due burattinaie della tradizione, quindi non mancate. Al finale quest'anno prevede anche una serata di gala con un red carpet, quindi invito le signore a presentarsi con le più eccentriche toilette, nel senso che faremo l'opera con i burattini, metteremo in scena il Barbiere di Siviglia con la partecipazione straordinaria del gruppo carinistico Budriese, che è sempre in giro tra la Corea e il Giappone per presentare lo strumento di Budrio. E un'altra cosa, anche con i laboratori partiremo alla grande, perché il primo laboratorio ad ingresso gratuito durante i Buratti Day sarà condotto da Davide Peretti Poggi, che è il figlio di Wolfgang, che porta avanti la sua scuola di pittura, insomma, che è pittore a sua volta, che abbiamo qui in sala, per cui lo ringrazio della sua partecipazione. E poi via via si continueranno gli appuntamenti di sabato ad ingresso gratuito, o al pomeriggio con i bimbi, o alla sera per approfondire gli aspetti culturali, dove sempre sarà presente comunque anche un po' di spettacolo. Poi tante novità, adesso non sto a citare tutto il cartellone perché ci sono veramente tantissimi titoli, il meglio del repertorio classico delle teste di legno, e naturalmente il gran finale è l'Amleto di Shakespeare in questa nuova versione, che appunto da me ideata, facendo tesoro di tutti gli insegnamenti e le indicazioni di Wolfgang che lui ha lasciato, per cui termineremo anche quest'anno con l'Amleto di Wolfgang. E come diceva lui, viva i burattini, e mi fermo qui. Grazie. Bene, bene, bene.
scivolato perché lo volevo mettere sui social. No, 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 no,
Allora vi lascio. Stai postando? Per i media, che sono le prime cose che la gente percepisce. Allora ci sentiamo per vedere. Sì, hai visto? Sì. È la maglietta carina. L'immagine che è sempre quella, solo che quel colorato, questo è bianco e nero, questo è sul fondo nero. No, abbiamo fatto così. Sì, ma lui ha disegnato un sacco. Cioè, abbiamo 300 disegni. No, è il teatrino, è il casotto. È il teatrino. Ma poi per la Torino è stato un piacere. Grazie, arrivederci. A presto. Ciao, ci sentiamo per il 3, esatto. Il 2 so che lavoriamo, il 3 dovremmo farcela e no. Ci organizziamo. Abbiamo cominciato che c'era il suo passo del mito. È andata bene, hanno una bella, bella stampa. Mi sembra che sia andata bene, cosa dici? Ha detto comunque tutto Loreno che tante volte non arriva. Ecco. È arrivato tanto. È arrivato contento. Dico, guarda che è inizio. Era preoccupato. Molto, poi spostare la macchina. Volevo dire una cosa, hai visto che ho fatto una didattica delle immagini con la conferenza del professor Iconi? Sì. Ho preso pezzo per pezzo del quadro di tuo padre. No, l'ho visto però. Io ho fatto tutta la scansione di tutti i pezzi del quadro, perché è un'opera omni quella lì della. Poi, intanto che lui parlava, io ho messo artificialmente i pezzi di la chiave di Luca, è un video lungo, non è che sia una cosa, però volevo dirti che per me era importante anche fare didattica dell'opera di Wolfgang, perché è un, quello lì. Io intanto che parlavo mi commuovevo, perché è riuscito a portare le cose sul mondo. Per lo scarpaggio, che piega lo scotch. Sai, Milena? Sì, c'è un mondo lì dentro. Questi piccoli giochi. No, non li lasciamo. Ma Grazie.
c'ho un elastico qua. Sì. Aspetta che prendiamo tutti, li prendiamo da tutti. È grande, non c'è più? E non trovo il mio cellulare. L'hai spento? Mi puoi chiamare? Sei bellissima, non so, a parte che sei anche fotogenica, no, volendo, cioè proprio ci vuole anche della fantasia. Sì, te la fa, te ne faccio tre. Comunque ero con la videocamera, con quello, vi chiedo scusa se vuoi la cancello, no, non è che la cosa importante nei in questi mondi è anche se ti è male. Sembra strano dirsi, ma è fatto un refuso al tasto P9. Non riesco a trovarlo, porca. Allora, aspetta un attimo. Perché la Milena non l'hai messo in diretto? Perché forse non siamo amiche. Non siamo amiche. Ah, vengono in diretto solo se si è amiche. Ti chiedo subito allora la... Sai, io con Facebook ho un rapporto molto più reale. Allora, alle tre arriva. Lui parte alle 2:30, no? Quello che devo fare nel consiglio.
però se non c'è la scala lui lo deve sapere, perché prima va a fare un altro giro e poi torna più tardi, per cui i geminiani c'è lui nel giro. Sì. Qui una scala palazzo non c'è? Non so, non ho. Ah, dopo se c'è la partita di Manetti chiediamo a che punto. Sì, perché i tecnici che lavorano qui devono avere una scala. Sì, dovrebbe. Per andare a cambiare la lampadina, no? Ah, facciamo una fatto. Andiamo giù a cerimoniare il chiedo. Anche le tipologie o le cose. Eh? Che hai detto che hai lasciato della roba lì. Mi viene che c'è una mano di bisogno di sentire la roba di mia. Forse lo sento di chiave. Questa c'è la testa. Siamo a posto. No, no, non va bene, dai. Metà prima stanco, dov'è? Qua. Sì. Fare un'altra roba. Sì, 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 stiamo andando via. Adesso che cosa avete? No, abbiamo sempre rimasto solo per lasciare una step con un giornalista, ma non c'è una conferenza stampa, ormai a quest'ora cerchiamo di lasciare una. Abbiamo preso tutto qua? No, c'è tutto. Dopo finisco di cambiare.